Questa relazione, la prima relazione, come sapete, come leggete, riguarda il percorso normativo. Ho cercato e cercherò per quanto possibile di alleggerirla, visto che si tratta di un argomento non proprio divertente, però nella presentazione che ho preparato ho voluto evidenziare in particolare il modo in cui si è arrivati a definire i requisiti minimi dell'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, nonché le linee guida per l'accreditamento, cercando di stressare per quanto possibile le motivazioni che ci hanno portato a definire questi requisiti e quindi il perché ci troveremo nei prossimi tempi ad adeguare il nostro sistema qualità, la nostra organizzazione a queste prescrizioni. Dunque, di sistemi qualità e di percorsi di autorizzazione e accreditamento nelle strutture sanitarie si parla ormai da tanti anni. Se ne parla perché ormai da tempo si sente, diciamo in ambito sanitario in generale, la necessità di definire dei criteri per la selezione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. Questo per la tutela del cittadino in prima istanza, ma anche per la tutela dei servizi, diciamo, assistenziali, dei sistemi assistenziali e dove ci sono anche degli enti assicuratori, diciamocelo. In Italia per soddisfare quelli che erano i requisiti, quindi in applicazione, diciamo, del decreto legislativo 502 che risale alla bellezza di 20 anni fa, è stato approvato il DPR del 14 gennaio 97, che è l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e strutturali, tecnologici, organizzativi, scusate, minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte sia delle strutture pubbliche che delle strutture private. Il DPR del 97, che penso che conosciamo un po' tutti, da una parte stabilisce diciamo i requisiti di autorizzazione all'esercizio delle varie strutture sanitarie. Dall'altra parte il DPR 97 chiarisce che è obbligo e facoltà delle regioni e delle province autonome definire dei requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture sanitarie. In particolare, questo decreto fissa quelli che sono i criteri, quindi i requisiti minimi generali, quindi i requisiti a valenza generali che attengono a una serie di temi che sono quelli che vedete elencati qui, e definiscono anche i requisiti minimi specifici in relazione a una serie di attività sanitarie, quindi per una serie di strutture che erogano determinate prestazioni sanitarie. Qua vedete un elenco che non è esaustivo assolutamente, ma quello che salta all'occhio è che non è previsto nessun requisito che riguarda la medicina trasfusionale. Io spero che sia chiaro a tutti quella che è la differenza tra requisito autorizzativo e requisito per l'accreditamento, però magari due parole per chi non è al corrente, di chi non conosce bene questo argomento. Tutte le strutture sanitarie, al di là dell'attività svolta, devono essere autorizzate in riferimento a una serie di requisiti, in parte generali, in parte specifici, e quindi legati alla specifica attività svolta. Le strutture che opereranno, che potranno operare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere anche accreditate e quindi soddisfare ulteriori requisiti che vengono definiti dalle regioni o dalle province autonome. Questo significa che tutte le strutture pubbliche devono essere autorizzate. Le strutture private, dipende, non sono obbligate chiaramente ad essere accreditate, dipende dai casi. Ecco, dicevo, al di là di questo, il DPR 97 non definisce nessun requisito che riguarda la medicina trasfusionale. Quindi bisogna aspettare il 2000, quindi il DPCM del 1 settembre 2000,
che è l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie di medicina trasfusionale. Bisogna dire che questo decreto ha trovato scarsissima applicazione in Italia, sia a livello formale che a livello sostanziale. A livello formale vuol dire che alcune regioni non l'hanno neanche recepito. Di fatto, pochissime, ripeto, regioni hanno dato applicazione a quanto definito in questo decreto. La nuova disciplina delle attività trasfusionali della produzione nazionale di emoderivati, disegnata dalla legge 219 del 2005, negli articoli 19 e 20 stabilisce cosa? Allora, intanto che devono essere ridefiniti con accordo Stato-Regioni i requisiti che riguardano gli operatori, che riguardano, diciamo, le strutture che operano nell'ambito della medicina trasfusionale, quindi parliamo di servizi trasfusionali e unità di raccolta di sangue emocomponenti. La 219 stabilisce anche che è responsabilità del Centro Nazionale Sangue definire i requisiti ulteriori per l'accreditamento, o meglio, le linee guida indirizzate alle regioni e alle province autonome in materia di accreditamento. In particolare, guardiamo un attimo un dettaglio dell'articolo 20, le strutture trasfusionali possono effettuare le attività solo se formalmente accreditate da parte delle autorità regionali competenti. L'accreditamento non viene rilasciato una tantum, ma deve essere rinnovato periodicamente. E guardate quello che è scritto in giallo: le autorità regionali competenti per rilasciare l'accreditamento sono tenute a pianificare, organizzare ed effettuare degli audit, quindi delle verifiche ispettive finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti previsti da parte delle strutture coinvolte. A tale scopo le verifiche devono essere organizzate e condotte da dei team di verifica, che poi sono quelli che vengono normalmente utilizzati nell'ambito delle procedure di accreditamento regionali, perché tenete conto che l'accreditamento è nato diverso tempo fa in Italia, cioè adesso noi parliamo di autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta, no? Ma di accreditamento si parla a partire dal 97, quindi le regioni, o meglio la maggior parte delle regioni, hanno già messo in piedi dei sistemi, delle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie. Un po' di sano terrorismo, la 219 parla espressamente anche di sanzioni, cioè dice chiunque prelevi, procuri, raccolga, conserva, lavora, distribuisca, assegni sangue emocomponenti senza le prescritte autorizzazioni è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Al di là delle sanzioni pecuniarie che, come vedete, sono previste. C'è da dire un'altra cosa, che questa ridefinizione di requisiti ha dovuto necessariamente tener conto di un corpus normativo a livello europeo, poi come vedremo anche nazionale, molto consistente, molto corposo, molto particolareggiato. Questo perché l'Europa da molti anni ormai dedica una grossa attenzione al mondo trasfusionale, nonché a quello dei trapianti, come forse sapete. Perché? Questo perché si sono verificati in passato eventi avversi, tragici, numerosi, che hanno coinvolto un po' tutti gli stati membri, ma specialmente alcuni stati membri, per cui il legislatore europeo dal 2002 ha concentrato proprio l'attenzione nella ridefinizione di norme, nell'armonizzazione, no, di queste norme nei vari stati membri dell'Europa. Questo per garantire un prodotto di qualità, quindi efficace, un prodotto trasfusionale efficace e sicuro per qualunque cittadino europeo. Sapete che i cittadini possono circolare liberamente all'interno della comunità europea, per cui tutti hanno diritto allo stesso livello di garanzie relativamente alle prestazioni trasfusionali. Ovviamente le direttive europee sono state recepite
in Italia, no? Come negli altri stati membri, attraverso appositi decreti che spero conosciate tutti, però li rivediamo velocemente. La direttiva madre, no? Che è la 98 del 2002, è stata recepita dal nostro decreto 261 del 2007, che riguarda le norme di qualità e sicurezza per tutto quello che attiene alla raccolta, lavorazione eccetera del sangue umano e dei suoi componenti. Per quanto riguarda le direttive figlie, la 33 del 2004 è stata recepita dai decreti del 3 marzo 2005, che come immagino sappiate sono in corso di revisione, ormai prossime a essere partoriti, speriamo in primavera. La direttiva 61 del 2005 è stata recepita dal decreto legislativo 207 del 2007. Sapete anche che riguarda questa norma i temi della rintracciabilità e della notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi, pensate a Sistra. La direttiva 62 del 2005 è stata recepita dal decreto legislativo 208, sempre del 2007, ed è la norma specifica che chiede a tutte le strutture trasfusionali e l'unità di raccolta di attivare un sistema qualità, di cui parleremo brevemente più tardi. Alcune zoomate, come si suol dire, su qualche aspetto su cui vale la pena fare qualche riflessione. Intanto una precisazione: la 261 fissa una volta per sempre cosa significa servizio trasfusionale, cosa significa unità di raccolta. Quindi il servizio trasfusionale sappiamo cos'è, l'unità di raccolta, lo dico perché c'è ancora, nonostante tutto, confusione relativamente a questa espressione, è la struttura incaricata della raccolta, previa autorizzazione chiaramente delle regioni e delle province autonome competenti, gestita dalle associazioni o dalle federazioni dei donatori volontari di sangue. Quindi l'unità di raccolta può avere delle articolazioni organizzative, che sono quelle che voi chiamate punti di raccolta, ok? Ma non fate confusione, quindi l'unità di raccolta è praticamente un'organizzazione che può avere, ripeto, distribuite sul territorio più articolazioni organizzative, come del resto un servizio trasfusionale. Ecco, un'altra cosa che mi preme sottolineare, e l'ho fatto anche fisicamente come vedete nella slide, relativamente alla 261. Qui si dice: questo decreto, quindi la 261, si applica, la leggiamo, alla raccolta e al controllo del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati, nonché alla loro lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione, qualora siano destinati alla trasfusione. Vediamo un attimo bene cosa significa questo. Allora, la 261 relativamente alle attività, relativamente alle attività di raccolta e controllo, si applica al sangue e agli emocomponenti a qualunque uso non siano destinati, quindi sia a uso clinico, a uso trasfusionale, sia emocomponenti da inviare alla lavorazione farmaceutica. Per quanto riguarda invece lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione, quindi le attività che possiamo anche definire come industriali, tra virgolette, si applicano non solo i requisiti che abbiamo appena visto, cioè non solo le prescrizioni del 261, ma anche le disposizioni normative inerenti ai medicinali per uso umano. Vediamole in un altro modo. Quindi, per quanto riguarda sangue ed emocomponenti destinati alla trasfusione, quindi per uso clinico, si applicano tutti i requisiti definiti dalle normative che abbiamo appena visto, che sono stati, no, che hanno tradotto, diciamo, che hanno recepito le direttive che vi ho mostrato poco fa, le direttive europee che riguardano sangue ed emocomponenti. Per quanto riguarda invece sangue ed emocomponenti destinati al frazionamento, quindi alla lavorazione industriale o farmaceutica che dir si voglia, si applicano per la raccolta e il controllo i requisiti delle direttive di cui sopra, quelle che abbiamo appena visto. Per quanto riguarda lavorazione, conservazione e distribuzione, un elenco di direttive normative che sono state definite a livello europeo per i medicinali. Quindi
Poi vi spiego perché interessa anche voi questo aspetto. I servizi trasfusionali verranno verificati sia relativamente alle cosiddette good practices, quindi le buone pratiche, quindi parliamo di uso clinico degli emocomponenti, sia per quanto riguarda le cosiddette GMP, quindi le buone pratiche di fabbricazione relativamente al plasma e al plasma derivati. Vi faccio questa precisazione perché quando sono stati definiti i requisiti dell'accordo Stato-Regioni, sono state contemplate tra le norme di riferimento anche le GMP. Okay? Quindi i requisiti dell'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 prevedono già l'integrazione tra le buone pratiche, le good practices, e le buone norme di fabbricazione, ovvero le good manufacturing practices. Questo requisito, che non riguarda l'unità di raccolta ma riguarda i servizi trasfusionali, che dice che la produzione del plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica viene effettuata in conformità alla normativa nazionale vigente, nonché ai requisiti stabiliti dalle norme comunitarie inerenti al plasma come materia prima per la produzione di farmaci plasma derivati. In altre parole, insomma, per sintetizzare, i plasma derivati sono considerati a tutti gli effetti come farmaci, quindi il plasma è una materia prima per la produzione dei farmaci, come l'aspirina, come gli antibiotici, e devono possedere i requisiti richiesti per i prodotti medicinali. Quindi anche qui parliamo di autorizzazione all'emissione in commercio, anche qui parliamo di autorizzazione dei siti produttivi, anche qui parliamo di qualificazione dei fornitori, e fornitori sono i servizi trasfusionali ma anche le unità di raccolta. Voi avrete sentito parlare di plasma master file, è un'espressione che terrorizza diverse persone. Il plasma master file, adesso non c'è tempo per approfondire l'argomento, ma è un documento che deve essere predisposto dall'azienda farmaceutica, dall'azienda che si occupa del frazionamento del plasma, che raccoglie tutte le informazioni scientifiche relative alla raccolta e al controllo del plasma, informazioni che l'azienda deve necessariamente fornire prima della produzione della specialità medicinale emoderivata. Quindi è importante che voi lo sappiate, perché c'è un coinvolgimento anche dell'unità di raccolta che deve fornire al servizio trasfusionale tutta una serie di informazioni che poi finiranno nel plasma master file predisposto dall'azienda farmaceutica. Ora vediamo un attimo velocemente a vedere il percorso normativo che ha portato alla ridefinizione dei requisiti minimi per le attività trasfusionali. La 261 dice che il Ministero della Salute, il Centro Nazionale Sangue e le province e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono le autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui a questo decreto. Chiaramente le responsabilità sono diverse. Il Ministero della Salute ha la responsabilità di definire i requisiti minimi, e il Centro Nazionale Sangue, tra le varie altre cose, di definire le linee guida per l'accreditamento, e le province autonome e le regioni di recepire questi requisiti, tradurli in un modello di autorizzazione e accreditamento regionale e effettuare le verifiche presso le strutture per verificare il soddisfacimento dei requisiti. Di nuovo, vedete, si dice che solo i servizi trasfusionali, le unità di raccolta che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'accreditamento possono rimanere aperti e lavorare. Ho riproposto questa slide perché sia chiaro che anche l'unità di raccolta, che è privata, no? Non parliamo di pubblico, di servizio pubblico, deve conseguire sia l'autorizzazione che l'accreditamento, ok? Quindi sia i requisiti minimi e autorizzativi, sia i requisiti ulteriori per l'accreditamento definiti dalle regioni devono essere soddisfatti. Le verifiche ispettive verranno effettuate da appositi team di verifica deputati dalle regioni,
Questi team di verifica devono contenere, contemplare la presenza di almeno un valutatore qualificato dal Centro Nazionale Sangue e al di là del rilascio iniziale poi dovranno essere effettuate almeno una volta ogni 2 anni. Qualunque modifica sostanziale dell'organizzazione dell'unità di raccolta del servizio trasfusionale prevede una nuova autorizzazione, anche questo è un aspetto di cui tener conto. La Regione o la Provincia Autonoma, che sono gli enti deputati al rilascio dell'autorizzazione dell'accreditamento, possono sospendere o revocare addirittura l'autorizzazione o l'accreditamento del servizio dell'unità di raccolta qualora l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che le strutture non soddisfano più i requisiti previsti dalle norme. Un altro aspetto importante che riguarda voi come unità di raccolta, sapete che ogni unità di raccolta deve nominare un responsabile che deve possedere una serie di requisiti previsti proprio dalla 261. Questa persona responsabile di cosa è responsabile? Tra le altre cose, vedete, di assicurare la conformità dell'organizzazione nonché dei requisiti strutturali e tecnologici alle procedure stabilite dal servizio trasfusionale di riferimento e alla normativa vigente. Quindi la responsabilità di assicurare che l'unità di raccolta sia effettivamente autorizzata è del responsabile dell'unità di raccolta nominato dalla struttura. Come si è arrivati alla definizione di questi requisiti, o meglio la ridefinizione? Velocemente, Centro Nazionale Sangue riceve il mandato dal Ministero della Salute di attivare una commissione che si occupi della definizione di questi requisiti. La commissione attiva il CNS attiva il gruppo di lavoro. Su input della Commissione Salute vengono individuati all'interno del gruppo di lavoro 6 rappresentanti regionali delle agenzie preposte all'autorizzazione e accreditamento, nonché 6 responsabili delle strutture regionali di coordinamento del sangue. Si iniziano i lavori al giugno 2009, si arriva a definire una prima release di requisiti e il primo modello delle visite di verifica ad aprile 2010. Qua voglio fare una precisazione perché c'ero. La prima cosa che è stata fatta in realtà è fare un cross match tra tutte le norme cogenti applicabili in Italia. Quello che ho fatto, la prima cosa che ho fatto personalmente, ve lo posso assicurare che così, che non ci siamo inventati niente, prendere queste norme e incrociarle, cioè andare a vedere per i vari temi cos'era già stato definito nella normativa vigente, nonché nelle GMP, come vi dicevo, nonché nel manuale della SIMTI, perché ci ha dato qualche spunto per lavorare bene. Dopodiché sono stati redatti questi requisiti, almeno la prima release. La prima release dei requisiti è andata in consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale a giugno 2010, è stata, attenzione, consultata l'Agenzia Italiana del Farmaco per i motivi che vi dicevo poco fa, l'Agenzia, l'AIFA, ha fornito alcune indicazioni, prescrizioni, relativamente a ulteriori requisiti da definire. Dopodiché c'è stato un secondo passaggio a novembre 2010 in consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, i requisiti sono stati approvati con la benedizione o parere favorevole dell'AIFA. Il giorno del mio compleanno, perché è stato un regalo per me, è stato finalmente approvato l'accordo in sede di conferenza Stato-Regioni, per cui è stato approvato questo documento che è diviso in 2 parti. Una parte riguarda i requisiti minimi applicabili per i servizi trasfusionali in unità di raccolta e una parte, l'allegato B, riguarda il modello per le verifiche che devono essere effettuate dalla Regione per attestare la conformità delle strutture ai requisiti definiti. Come previsto dall'accordo Stato-Regioni, quali sono state le altre attività svolte?
Allora, intanto è stato emanato un decreto a maggio 2011 che prevedeva da parte del Centro Nazionale Sangue l'istituzione dell'elenco nazionale dei valutatori, quelli che devono partecipare alle verifiche organizzate a livello regionale. Entro il 15 giugno del 2011 le regioni e le province autonome erano tenute a recepire formalmente i requisiti dell'accordo Stato-Regioni. Il CNS, come da mandato, entro novembre 2011 ha organizzato ed effettuato 4 corsi per i valutatori che poi sono finiti nell'elenco nazionale, quindi una prima release di questo elenco è venuto fuori il 30 novembre 2011, prima relazione, vedete, del 31 maggio 2012 al Ministero Centro Nazionale Sangue da parte delle regioni e delle province autonome sui provvedimenti e programmi adottati per l'organizzazione delle visite di verifica, nuovo corso richiesto in particolare dalla Lombardia e dal Piemonte ad hoc per formare nuovi valutatori a livello nazionale. L'ultimo atto è stato il 25 luglio 2012 l'approvazione dell'accordo Stato-Regioni relativo alle linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta. Queste linee guida definite dal Centro Nazionale Sangue prevede che siano recepite dalle regioni per la definizione di requisiti ulteriori di accreditamento applicabili appunto a livello regionale. Quindi le regioni e le province autonome, visto che voi provenite da regioni diverse, tempo fa, parliamo del 2007, 2008, 2009, dovrebbero aver recepito il DPR del 97 e definito un modello di accreditamento regionale. Per quanto riguarda le attività trasfusionali, la maggior parte delle regioni hanno definito requisiti solo per quanto riguarda la parte generale, quindi quella valida per tutte le strutture. Le regioni recentemente hanno recepito sia i requisiti minimi autorizzativi dell'accordo Stato-Regioni, sia le linee guida per l'accreditamento, qualcuno l'ha ancora fatto, e hanno o dovrebbero avere definito i modelli di accreditamento regionali relativi alle unità di raccolta e ai servizi trasfusionali, che sono quelli che voi dovrete applicare. Come si diceva poco fa, entro il 31 dicembre 2014 tutte le regioni e le province autonome dovranno accreditare, quindi autorizzare e accreditare tutti i servizi trasfusionali e tutte le unità di raccolta afferenti. Dopodiché dovranno relazionare periodicamente il Ministero della Salute e il CNS relativamente agli esiti di queste verifiche. Il Ministero della Salute a sua volta relazionerà la Commissione Europea in merito a quanto fatto in Italia relativamente al soddisfacimento dei requisiti. Ho cercato di essere più breve possibile, poi comunque sono aperta a domande più tardi. Volevo solo chiudere con un paio di considerazioni. La maggior parte dei servizi trasfusionali delle unità di raccolta italiane, in particolare purtroppo nel sud delle isole, non è stata oggetto di verifica da lunghissimo tempo. Spesso l'ultima verifica è stata fatta in sede di autorizzazione iniziale. Nel centro nord in particolare, in Italia, ci sono strutture certificate su base ISO 9000. Per chi non lo sapesse, l'ISO 9000 è una norma volontaria, una norma non dedicata al mondo trasfusionale e neanche al mondo sanitario, è una norma di buona organizzazione, diciamo così, finalizzata alla qualità, e in molti casi questa norma ha vicariato la carenza di un sistema di accreditamento istituzionale efficiente. Pensate che ci sono alcune regioni che non hanno ancora attivato un modello di accreditamento regionale, ce ne sono altre che l'hanno fatto da 20 anni, quindi come sempre in Italia si assiste a percorsi e tempi diversi di implementazione delle norme. Quindi
percorsi di autorizzazione e accreditamento nelle regioni e province autonome estremamente diversificati, quindi anche le regioni che ci lavorano da tempo hanno team composti in maniera diversa, i team di verifica per l'autorizzazione e accreditamento, hanno procedure proprio di accreditamento diverse, hanno checklist diverse, attenzione, hanno magari requisiti diversi, perché i requisiti di base sono uguali per tutti, ma come vi dicevo le regioni hanno facoltà di integrare i requisiti minimi definiti a livello nazionale con requisiti ulteriori, e qualcuno l'ha fatto. In alcune regioni, quindi, il processo di accreditamento istituzionale è ancora all'inizio, agli albori. Ultima cosa evidenziata in giallo canarino, di nuovo, è che la deadline del 31 dicembre 2014 non è procrastinabile, cioè non è prorogabile, non è prorogabile. Siamo in un ritardo mostruoso in Italia rispetto al resto dell'Europa, quindi non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Se questa deadline non verrà rispettata, quali saranno gli effetti? Quali saranno gli effetti? L'esclusione del plasma italiano dalla lavorazione farmaceutica, avete visto per quali motivi, e l'attestazione de facto che il sangue e gli emocomponenti che utilizziamo in Italia, che produciamo in Italia, non sono conformi ai requisiti considerati come requisiti minimi di qualità e sicurezza definiti dall'Europa. Chiudo dicendo che al di là di queste considerazioni, al di là dello spauracchio di questa deadline, perché c'è molto da fare, a me personalmente piace pensare che questa sia una grossa opportunità per il servizio trasfusionale per unità di raccolta di sistemare finalmente quello che non va, di allineare le strutture, quindi i requisiti strutturali, ma anche i comportamenti degli operatori a quelli che sono considerati modelli di riferimento normativi finalizzati alla tutela del cittadino. Noi siamo tutti cittadini, quindi voi avete una grossissima responsabilità sia nei confronti dei donatori, sia nei confronti dei pazienti che ricevono il prodotto trasfusionale, perché penso che tutti abbiamo diritto di ricevere un prodotto che sia effettivamente sicuro ed efficace. Quindi mi piace pensare che non mettiamo in piedi tutte le procedure che servono per arrivare all'autorizzazione e accreditamento per lo Stato, per le commissioni di verifica o per l'Europa. Mi piace pensare che lo facciamo per noi. Grazie per il momento, poi ci vediamo più tardi.